Noi siamo una famiglia, famiglia da terza, quarta generazione, io. Siamo produttori di cozze, come le chiamiamo noi, muscoli, alla Spezia, e negli ultimi anni abbiamo iniziato a fare anche la produzione di ostriche, delle ostriche allevate in una certa maniera in corda. E da lì abbiamo qualche punto vendita dei nostri prodotti con un po' di degustazioni anche sul posto. Quindi facciamo, oltre al prodotto fresco, facciamo anche un po' qualche prodotto preparato, semi-preparato, tipo muscoli ripieni, sughetti di muscoli già pronti, vasetti sott'olio, un po' di cosine. Però tutto che E parte dal vi nostro trovate mare. alla Spezia Alla dove? Spezia, noi siamo nelle ostriche, si chiamano ostriche Palmaria perché i nostri impianti principalmente sono Dove c'è l'isola della Palma? di fronte Porto Venere, l'isola Ok, Palmaria. Comunque è tutto nel Golfo di La Spezia, siamo un certo. po'. Siamo lì. Parlando delle Sì. ostriche triploidi. Triploidi, praticamente sono delle ostriche che non nascono in maniera naturale, ma nascono in questi schiuditoi, vengono praticamente fecondate in laboratorio e quindi Ok. non si possono riprodurre. Okay? Non succede niente, vengono con degli shock termici, praticamente non permettono di riprodursi, quindi non producono quel, chiamiamolo latte, che di solito producono nei mesi, iniziano verso maggio, le diploidi. Queste le Sì. diploidi iniziano verso maggio a produrre questo latte che è quello che poi fa nascere e riprodurre le ostriche. Queste qua invece triploidi non lo fanno e quindi si possono mangiare tutto Ho l'anno. capito. Perché non è che le diploidi quando producono questo latte non si possono mangiare, però diventano un po' Sì, acidule, molto infatti. viscide in bocca, quindi Sì. a tanti non piacciono. Sì. E quindi si diceva all'epoca che le ostriche si mangiavano Nei nei mesi mesi con R, invernali, infatti, con ma perché R. non andavano in riproduzione, quindi Certo. non avevano questo latte qua. Ah, Ma ho da quando capito. hanno fatto queste triploidi qui hanno levato questo problema qua. Ho Quindi capito. non riproducono più questo latte.